tal sessen en mas deu e con ben son apelinsat locum iactes fortemente greu e carnosem de greu pecas carregats si uem querem podran su esser perdonat car senior talabem cui plad merci. Questa basilica è stata voluta da Ambrogio. Ambrogio volle 4 basiliche nella città di Milano, ok? Allora, una è questa, l'altra è la basilica di San Lazzaro, quindi la vediamo ancora oggi, poi abbiamo San Simpliciano e poi c'era la basilica di San Dionigi, che però adesso non l'abbiamo più. È stata abbattuta nel corso del Settecento, seconda metà del Settecento, e si trovava nell'area di San Babila, ok? Quindi queste erano le basiliche cosiddette ambrosiane, quindi volute da Ambrogio. Questa basilica è la capanna con 2 loggi sovrapposte. La parte sotto abbiamo 3 arcate che sono identiche, si vedono molto bene. Sopra invece sono 5, sono digradanti e assecondano gli spioventi, no? Quindi vediamo che hanno questa forma un po' particolare. Vengono gli Come potete facilmente intuire dal titolo alle mie spalle, cioè Tre Re, la parte di questo video che vi faccio vedere oggi è dedicata ai Re Magi. Non mi resta che augurarvi buona visione e a dopo con la conferenza. Grazie a tutti e buona visione. Una stella apparve un giorno nel cielo. La mia gente la indicava impaurita. Ma io, Baldassarre, re e mago, io che nelle stelle sempre ho letto il destino degli uomini e conosco gli astri e i prodigi, Melchiorre si unì a noi, prendemmo la via dell'Occidente. Quindi proseguiamo con le città italiane nel Medioevo e una città che si trova poco nei testi di storia medievale, è un po' trascurata, è proprio Trieste, che peraltro è una città splendida, ancora oggi bellissima e con un importante passato storico. Quindi nessuno meglio del professor Camarosano, ordinario di storia medievale all'Università di Trieste, poteva venirci a parlare di questa meravigliosa città. Noi siamo molto felici di averlo con noi, io vi auguro buon ascolto e magari alla fine ci risentiamo per le domande. Grazie a tutti e buona conferenza. Devo parlare di Trieste medievale. Allora, come questo ciclo, con questa mia conversazione si inserisce in un discorso sulle città italiane, sulle città italiane medievali, allora vorrei partire con una considerazione generale, vale a dire non c'è praticamente nessuna città italiana di una qualche importanza nella quale il Medioevo non abbia lasciato un segno. Questo segno è più o meno visibile, più o meno importante, no? Per dare una panoramica precisa, accurata delle città medievali italiane, presso una struttura di ricerca in cui io lavoro, il Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, ho promosso e dirigo una collana che si chiama appunto Il Medioevo nelle città italiane. Ti lascio, poi se magari puoi farne qualche contribuzione. Sono usciti finora 6 volumi. Sono piccoli libri, molto contenuti di formato e anche di costo, molto sobri. Per ogni città italiana danno un profilo storico-urbanistico, un profilo storico, la descrizione della struttura dei documenti d'archivio,
dell'assetto urbanistico monumentale, eccetera. La situazione di Trieste è una situazione molto particolare. E la parte medievale di Trieste, che noi riconosciamo molto nettamente, è una parte molto piccola della città. Io non so quanti di voi conoscono la città, io chiedo perdono a tutti, avrei voluto organizzare una serie di immagini visive, ma non ce l'ho fatta perché ho molto lavoro. Allora, diciamo, grosso modo, la parte medievale di Trieste è una piccola placca al centro della città, molto piccola in confronto alla vastissima, diciamo, urbanizzazione di Trieste. Trieste, lo sviluppo di Trieste, che nell'età di cui vi parlo è una città dell'ordine di forse 5.000, mi voglio nominare 6.000 abitanti, non più nel 300, d'accordo? È diventata poi una grande, vasta città, e in seguito a uno sviluppo economico, demografico e conseguentemente urbanistico, che intorno a questa piccola placca, in un primo tempo in direzione verso l'attuale ferrovia, cioè un territorio pianeggiante coperto di saline, in un secondo tempo sul versante opposto della città, ha costruito una grande conurbazione fino ad arrivare a quella che è la Trieste di oggi, dove c'è anche un porto industriale e tutta una conurbazione vastissima. E la parte medievale Trieste è veramente una macchiolina al centro della città. Inoltre, questa macchiolina ha un punto saldo forte, ineliminabile, anche molto bello, va detto, che è la cattedrale intitolata San Giusto. Sotto la cattedrale, scendendo, c'è una piccola chiesa dedicata a San Silvestro, che è anche una chiesa di fisionomia nettamente medievale, a colpo d'occhio. Dopodiché il restante tessuto, anche in questa piccola placca, è un tessuto molto sfasciato e molto poco leggibile, perché ha subito nel corso del tempo delle alterazioni vistose. Se voi fate una gita a Trieste, percorrerete a un certo punto un'arteria che si chiama Corso Italia. Non potrete minimamente accorgervi di stare percorrendo un tratto delle mura medievali cittadine. Non c'è più niente. A un certo punto troverete un negozio, un par di calze, un bar, dei bidoni, spazzatura e qualcosa. Non avete nessuna percezione, non potete averla, che lì era una delle porte della città. Questo per dirvi che la fisionomia medievale Trieste è una fisionomia molto difficilmente leggibile. Tanto premesso, la storia di Trieste, questa invece oggi la conosciamo abbastanza bene, e su questo cercherò di chiarirmi. La conosciamo abbastanza bene perché in tempi abbastanza recenti abbiamo valorizzato una documentazione recentesca soprattutto, che è una documentazione di grande ricchezza e attraverso la quale è anche possibile cogliere tanti elementi della vicenda cittadina. Allora, premessa. Io ripeto, vi chiedo scusa, non ho portato nessun materiale visivo. Sappiate però, e te ne faccio omaggio, poi vedremo usarlo, che è stato recentemente pubblicato un DVD che si chiama Sotto Trieste, che è un DVD di impianto archeologico che parte dall'età romana e però con molta puntualità e sobrietà percorre l'evoluzione triestina fino ai tempi recentissimi. Quindi disegna tutti gli allargamenti del perimetro della città, promossi soprattutto nel Settecento, l'epoca della grande espansione Trieste, promossi soprattutto dagli imperatori della Casa d'Austria, no, qua Trieste si era sottomessa nel 1382 al Duca d'Austria. Questo è un fatto di cui vi parlerò, perché è un punto
rinunciare alla sua cittadina. Allora, nel Settecento vi fu una serie di promozioni economiche, la creazione del Porto Franco, di Trieste, vale a dire l'abolizione dogane per le merci che venivano in città, e questo ampliamento perimetrale che fece con grande rapidità, portò questa piccola città medievale a quella grande città che sarebbe stata poi nel tempo, e poi sono stati, va bene, Maria Teresa e gli imperatori austriaci in successione, no? Per tutto l'arco del Settecento. Ecco. Un attimo tornale sulla piccola placca centrale di Trieste e su quello che è il suo punto più visibile centrale, cioè la cattedrale San Giusto, una bella cattedrale di impianto romanico, iniziata di antica ovviamente, come sempre di antico impianto, con una serie di lavori che ebbe un grande slancio verso il 1320 e poi un suo compimento nel corso del 300, anche con opera, come sempre in tutto il nord-est Italia, e non solo il nord-est, di importanti maestranze lombarde, di Cremona e di altre città lombarde. Allora, la cattedrale è dunque la cattedrale intitolata San Giusto. San Giusto era un martire delle persecuzioni dell'epoca di Diocleziano. In questa città fu dunque insediato un vescovo, questo nella normalità dell'organizzazione territoriale delle chiese cristiane. Come tutti voi sapete, chiedo scusa se dico delle cose che tutti quanti sanno, ma nell'economia di un discorso bisogna anche riprendere le cose generali. Come voi sapete, l'organizzazione delle chiese territoriali cristiane si imperniò su quella che era l'organizzazione territoriale dell'impero romano, la quale conosceva la centralità delle città come elementi di organizzazione del territorio. Ogni punto del territorio doveva fare capo a una città, municipio o colonia che fosse. E sappiamo, questo è normale, questo accade anche per città più grandi, importanti e meglio documentate, sappiamo molto poco della sequenza dei vescovi. Quindi certamente era una sede episcopale almeno dal IV secolo, certamente. Però per sapere il nome di un vescovo, un tizio che aveva il bel nome di Frugifero, bisogna aspettare non meno che l'età dell'imperatore Giustiniano, quindi la metà del VI secolo. Poi abbiamo altri elementi discontinui, però di questi successori sappiamo poco o niente. Come sapete, nel 568, nel 569, e ci fu la conquista longobarda di grande parte dell'Italia. E in un primo tempo l'Istria, parte, non venne sottratta al dominio di Bisanzio, Trieste rimase saldamente inquadrata in quella che era l'organizzazione militare bizantina. E nel 774 Carlo Magno sconfisse Desiderio, ultimo re longobardo d'Italia, e accentuò un'espansione in luoghi che i Longobardi non avevano ancora in realtà conquistato, e Trieste e gran parte dell'Istria furono oggetto di questa volontà espansionistica franca. E non sappiamo a lunghi a quando Trieste si è creduto sotto i franchi, ma certamente intorno all'anno 800, anzi qualche anno prima, la gran parte dell'Istria e Trieste erano nel dominio franco. Non lontano, Venezia, che era certamente già una città molto importante, restò formalmente sotto la sovranità di Bisanzio, ma si governò di fatto con un'autonomia larghissima. Faccia entrare in scena Venezia, che sarà una delle grandi protagoniste nella vicenda triestina. C'è un testo molto famoso dell'anno 810, un testo che è stato più volte commentato, io stesso l'ho commentato, però qui non ho il tempo di analizzarlo, e vi dico soltanto che in questo documento, che è una sessione giudiziaria
tenuto in un fiumicello dalle parti di Capodistria, i maggiorenti di alcune città dell'Istria protestarono contro i missi dominici, cioè le autorità franche, contro una serie di vessazioni che subivano da un duca insediato dai franchi. È un testo molto famoso, molto importante, questo Placido del Risano, si chiama così, del Risano, questo fiumicello vicino a Capodistria. È stato molto studiato anche perché c'è un cenno interessante di protesta contro l'insediamento di coloni slavi, e dunque è stato anche molto letto sotto quest'angolo problematico. Ma quello che adesso in questo momento ci interessa è che in questo documento abbiamo come protagonisti i maggiorenti delle città istriane, che sono nominate, non tutte ovviamente, ma sono nominate, e in un ordine di importanza che desumiamo dal loro peso fiscale: la prima è Pola, poi Parenzo, poi Trieste, poi Rovigno e così altre. Questo signore che si chiama Lotario, non l'imperatore Lotario ma un altro, fece una concessione al vescovo di Trieste che si chiamava Giovanni in quel momento. Questo è un fatto capitale nella storia cittadina. Re Lotario concesse a Giovanni, al vescovo Giovanni, nell'anno 948 l'interezza del potere pubblico, del potere di coercizione, diciamo del potere giudiziario, tutto ciò che riguarda di tutte le funzioni pubbliche, concesse questa pienezza di poteri al vescovo, non su tutto il territorio della diocesi ma sulla città e 3 miglia, cioè circa 4,5 km, intorno alla città, e in particolare nell'arco di questi poteri pubblici concessi al vescovo, concessi i diritti sulle mura, dice il testo, con 3 porte e posterle, so che a Milano il termine suona, va bene, familiare, così questa. Sono arrivato con questi dati verso la fine dell'undicesimo secolo. Verso la fine dell'undicesimo secolo, negli ultimi anni dell'undicesimo, Trieste partecipò certamente a un movimento generale di organizzazione collettiva che investì gran parte dell'Europa e certamente tutta l'Italia. È il primo documento che ci dà una valutazione quantitativa dei triestini. Il giuramento fu sottoscritto da 350, uno più, uno meno. Sono sempre le piccole incertezze in questi elenchi di nome medievali, insomma, calcolate grosso modo 350 famiglie. Come al solito lo studioso deve adottare un moltiplicatore, 3, 4, mi voglio rovinare, 4,5, bene, come al solito deve escludere le persone che non giurarono, ebrei, frati, stranieri, eccetera. Allora diciamo, fatti tutti questi personali calcoli, che agli inizi del 200 Trieste doveva avere circa 2.000 abitanti, grosso modo. Secondo me 50 minuti, secondo me, sono troppi. Quindi ho lasciato tutto il capitolo della guerra con Venezia, della soggezione all'Austria, eccetera, anche qualche documento ghiotto che vi avevo anche illustrato. In particolare sappiate che Trieste ha una bellissima serie di registri criminali, di giustizia criminale, che è molto ricca rispetto ad altre città d'Italia e che gettano una luce molto interessante sulla vita cittadina. Però adesso veramente basta.